Amici, eccoci qua. Oggi andremo a preparare la schiacciata toscana dell'antico vinaio a Firenze. Andiamo quindi subito a preparare il poulish, che è il nostro preimpasto che ci servirà per l'impasto principale. Iniziamo quindi dal lievito fresco di birra, abbiamo 10 grammi, e adesso aggiungiamo acqua tiepida 320 ml. Andremo quindi a far sciogliere il lievito. Facciamo quindi sciogliere il lievito con le mani in questo modo. Aggiungiamo quindi un poco di farina alla volta ed iniziamo a mescolare. Il poulish si presenterà sotto forma di crema, sarà una specie di cremina. Ecco quindi come si presenterà il poulish, guardate. È una crema, abbiamo aggiunto intanto anche il resto della farina, continuate a mescolare e questo è il risultato finale. Abbiamo coperto il preimpasto con pellicola trasparente e lasceremo lievitare in frigorifero per 15-16 ore. Eccoci qua per la seconda fase di preparazione della schiacciata toscana. Abbiamo preso dal frigo il poulish e lo andiamo a versare all'interno di una ciotola più grande, in questo modo. Guardate che crema. Ecco fatto. Aggiungiamo quindi 330 ml di acqua tiepida al poulish e un cucchiaino di zucchero. Iniziamo quindi a mescolare. Andiamo poi ad aggiungere 480 grammi di farina zero e continuiamo a mescolare con una marisa, mi raccomando, non dobbiamo impastare. Una volta amalgamata la farina, aggiungiamo 3 cucchiai di questo splendido olio evo delle Tenute Fratelli Moscato. Ecco fatto. E andiamo a mescolare. Infine aggiungiamo 3 cucchiaini di sale al nostro impasto. Mi raccomando, non devono essere troppo pieni, l'equivalente di 5 grammi. Dopo che è stato assorbito anche il sale, ecco come si presenterà il nostro impasto. E andiamo a fare, stesso all'interno della ciotola, delle pieghe con le mani che serviranno a dare maggiore forza al nostro impasto. Lasciamo quindi lievitare coperto con pellicola per 30 minuti a temperatura ambiente. Dopo 30 minuti facciamo altre pieghe all'impasto. Abbiamo coperto di nuovo con pellicola e lasceremo lievitare questa volta per 2 ore a temperatura ambiente. Dopo 2 ore di lievitazione a temperatura ambiente, ragazzi, abbiamo ottenuto un panettone. Ma che cos'è? Guardate com'è cresciuto. Eccoci qua, abbiamo messo il nostro impasto su un piano di legno con della farina e adesso andremo a stenderlo. In questo modo dovremo dare la forma della teglia al nostro impasto. Guardate che bello, guardate. Abbiamo steso
l'impasto in teglia, mi raccomando, la teglia deve essere ben oleata. E adesso andiamo a mettere un filo d'olio sulla nostra schiacciatina. In questo modo massaggiamo. E lasceremo lievitare per un'altra ora a temperatura ambiente. Dopo un'ora di lievitazione a temperatura ambiente sulla teglia, andiamo ad infornare per i primi 10 minuti nella parte bassa del forno, al massimo della temperatura, forno ventilato. Dopo 10 minuti abbiamo trasferito la schiacciata nella parte alta del forno. E lasceremo cuocere per altri 15 minuti, sempre al massimo della temperatura. Signori, ed eccoci qua. Risultato finale. Guardate che spettacolo. Andiamo al taglio per sentire il crunch. Guardate qua, è come dicono a Firenze, bada come la fuma.